La scapigliatura. Buonasera, bonsoir. Arezzo Wave è riuscito a sbarcare a Parigi. L'incremento dei casi di contagio e le restrizioni imposte dal governo francese avevano infatti costretto gli organizzatori ad annullare il Mama Festival and Convention, l'evento musicale tra i più importanti d'Europa che era in programma nella capitale francese dal 14 al 16 ottobre. Ma la musica ed Arezzo Wave non si sono comunque fermati e la band La Scapigliatura ha così suonato all'Istituto Italiano di Cultura a Parigi. Certo che fa strano osservarti da lontano, che mi manchi come all'epoca. Fumavamo uno spinello sopra un pezzo dei Baustelle, trasformando le domeniche in domeniche più belle. Siamo molto felici che abbiamo fatto un evento in un momento in cui tutta la Francia si stava chiudendo, quindi siamo stati a Parigi, abbiamo portato un artista, La Scapigliatura, questo duo, l'abbiamo fatto suonare nel più importante luogo di cultura che rappresenta l'Italia a Parigi, l'Istituto Italiano di Cultura, e hanno avuto un grandissimo successo. Il direttore Fabio Gambaro ci ha ringraziato, ci ha detto che vorrebbe continuare questo rapporto con Arezzo Wave, che chiaramente porta il nome di Arezzo in tutti questi ambienti, questo noi siamo molto, molto orgogliosi. Quindi è stata una serata bellissima, completamente esaurita, con tutti i vari giornalisti italiani corrispondenti esteri e con tutti gli operatori più prestigiosi della città francese. È stato così il primo atto di Arezzo Wave in Parigi, a cui seguiranno altri protagonisti della musica italiana proposti con la direzione artistica di Mauro Valenti. Le date al momento sono state però posticipate al 2021. Sicuramente è uno dei settori più colpiti, perché se pensate che tutto quello che si muove della musica dal vivo è fermo, e non è tanto il grande artista che magari qualche soldo l'ha messo da parte, giustamente, sono contento, ma tutti i lavoratori che montano il palco, che mettono l'impianto, che fanno tutta una serie di attività e che campano con la musica dal vivo, e adesso sono veramente in un momento di grande crisi. Quindi stare a Parigi e portare questo gruppo in un momento così difficile è stata un'ulteriore soddisfazione da parte nostra.